Manca davvero pochissimo a queste elezioni politiche 2018, infatti ti ricordo che il 4 marzo saremo chiamati alle urne per decidere chi eleggere come candidato, come presidente del Consiglio e per decidere anche chi saranno i ministri. E il Movimento 5 Stelle, che è uno dei partiti che ovviamente si offre e che vede come candidato premier Luigi Di Maio, classe 1986, nato in Campania, ha fatto sapere proprio lui stesso che il 1 di marzo presenteremo il governo. Sono persone che hanno competenze, testa e cuore. Queste sarebbero le parole utilizzate da Luigi Di Maio. Tanti sono i partiti, ti ricordo, tanti sono i programmi, tante però sono anche le aspettative di noi italiani, che ovviamente non vediamo l'ora di avere al governo un rappresentante scelto proprio da noi, che saprà ovviamente rappresentare in maniera straordinaria questa nostra nazione, l'Italia. Ti ringrazio per l'ascolto. Dunque, il pentastellato si è proposto come candidato premier, è stato accettato. Ovviamente l'ultima parola spetterà a Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica, che designerà chi sarà il nuovo presidente del Consiglio, a cui affiderà l'incarico, ovviamente. Ogni partito, ti ricordo, che ha un proprio candidato premier. Il Movimento 5 Stelle ha Di Maio, il PD, quindi il Partito Democratico, se non erro, ha o Renzi o Gentiloni, credo Gentiloni. Poi abbiamo Fratelli d'Italia, che invece ha Giorgia Meloni, che è un partito di centrodestra. Poi c'è Forza Italia, che se non erro ha un candidato premier che non è Berlusconi. Poi c'è la Lega, che ha invece come candidato premier Matteo Salvini, più tutti gli altri piccoli partiti italiani. Detto ciò, ti ringrazio per l'ascolto e per la visione. Iscriviti a questo video, commenta, un saluto e al prossimo da Narratore Italiano.